Buonasera a tutti, questa sera proveremo a dare una pulita al serbatoio del nostro vecchio maggiolino. Sulla parte del fondo di questo serbatoio è presente della ruggine. Proveremo col metodo dell'elettrolisi a rimuoverla. Ok, come potete vedere sul fondo è presente della ruggine. Ok, per eseguire questa operazione abbiamo bisogno di strumenti davvero semplici. Un barattolo di soda, una sbarra di ferro che useremo come anodo sacrificale al quale andrà collegato il polo positivo, un bicchierino di plastica come questo che servirà per isolare l'anodo e un trasformatore. Questo è un trasformatore regolato da un vecchio notebook con una tensione di 20 volts, 3,5 ampere in uscita e delle pinze per collegare il trasformatore. Ok, la prima operazione che faremo sarà quella di andare a tappare il foro di uscita con un tappo simile a questo. Questo è il foro dove va collegato il tubo di uscita del carburante. Ok, ora andremo a sciogliere tre misurine come questo di soda in acqua fredda come primo tentativo. Giriamo finché non sarà sciolta. Ok, versiamo all'interno del serbatoio. Ok, ora andremo a preparare il nostro anodo. Praticamente a questo va collegato il positivo del nostro trasformatore e assolutamente non deve toccare con le pareti del serbatoio, soprattutto col fondo. Quindi abbiamo preso il nostro bicchierino, abbiamo praticato un foro, inseriremo in questo modo e poggeremo sulla parte dove viene inserito il galleggiante del serbatoio e andremo a collegare i nostri polo. Qui andremo a collegare il polo positivo e qui andremo a collegare il polo negativo sulla massa, diciamo, del serbatoio. Ho provveduto a rimuovere la vernice in modo da avere un collegamento perfetto, come potete notare. Ok, come potete vedere abbiamo collegato il positivo alla barra metallica che fungerà da anodo e il negativo alla massa del serbatoio. Vi ricordo, facciamo attenzione affinché la barra non urti le pareti del serbatoio. In questo modo andrebbe tutto in corto. Ok, non ci resta che inserire la corrente e aspettare quel che succede. Ok, questo è il risultato dopo 3 ore di elettrolisi. Direi proprio che sta funzionando. Ok, sono passate circa 10 ore e abbiamo scollegato il tutto. Andiamo a vedere come si presenta il nostro serbatoio. Ok, andremo ora a svuotare e risciacquare il nostro serbatoio. Ok, questo è il risultato dopo il primo trattamento, il residuo dell'elettrolitico che era presente all'interno del serbatoio, la sbarra che affunto da elettrodo, l'interno del serbatoio, la ruggine in pratica inizia a scomparire, anche se avrebbe bisogno di essere strofinata. Passeremo ora a una nuova fase, sempre con elettrolitico. Con l'ausilio di una retina che ho inserito nel serbatoio abbiamo grattato un po' il fondo
che si presenta ora, grosso modo in queste condizioni, passeremo ora ad una seconda fase del trattamento. Ok, abbiamo finito il nostro secondo trattamento, abbiamo riempito il serbatoio per circa un quarto della sua capienza e diluito con due misurini di soda. Questo è il risultato. Andiamo a vedere l'interno del serbatoio. Ok, il secondo trattamento è durato circa 12 ore. Ora andremo a svuotare e risciacquare il serbatoio. Ok, questo è il risultato finale dopo due trattamenti. L'interno del serbatoio, il miglioramento è netto rispetto a quando abbiamo iniziato, anche se non è proprio perfettamente pulito, la ruggine in molti punti si è trasformata in puntini neri che andrebbero rimossi con una spazzola metallica o con della resina. Diciamo che in questo momento il serbatoio sarebbe pronto per un trattamento con la resina protettiva tipo tancherite. Ok, questo esperimento operazione termina qui. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!